Vai. Andiamo da solo. Andiamo a chiedere informazioni a loro. Qui, firma qui. Che cosa? Ah, certo che lo firma. Oh, guarda, chiamami un momento, qui. Vedi questo ulivo? Ho partecipato anch'io al rito pianta... del trapianto. Trapianto. C'ero anch'io. C'eri anche tu. questo e quell'altro di là, ricordiamo. Ti ricordi? È stato 4-5 anni fa, non tanto. No, meno. Sì, forse 3. 4 anni, 3 anni. Bene, hanno preso. Evidentemente il rito era valido. Buon appetito! Grazie, grazie. Ma dove sono andati a finire gli altri? Al corteo. Noi siamo arrivati piuttosto in ritardo, evidentemente. Vabbè, come ma al solito. Tra poco li tornano indietro. Ah, allora. Quindi li becchiamo di nuovo qua. No, perché devono andare di là, dico, ma che cavolo di circo? Per quella strada là. E quella che sarebbe. Ah, e tornano indietro dal Circo Massimo. Dice che li stavano facendo tornare indietro, sì, non ho capito per quale motivo. È perché è ordine pubblico, no? Ci ha telefonato un amico e ha detto c'è la polizia che li ha bloccati. Sì. Stavo seguendo gli aggiornamenti, infatti. Sì. Fai il video, una filmata qui, poi facciamo il video. Noi li abbiamo denunciati, Li abbiamo fatto due querelle alla signora Lorenzin. Perfetto. Infame qual è? L'abbiamo sputtanata a dovere. No, ma la cosa bella è che pure i giornali, i telegiornali che fanno tanto gli appelli scandalistici. Pronto? Ma che è partito? Stanno tornando. Stanno tornati dietro. Stanno tornando. Ah, stanno tornando. Tornano qua e poi andiamo al ministero. Quanta gente è venuta? 150.000. Ci ha telefonato un amico, noi pensavamo che c'era stato 300-400 persone. La gente è incazzata nera, eh. E cazzo, io sono venuto da Formello, vengo. Ah, sono incazzato nero. Io pure vengo da Formello. Ma dai. Sì. E sono incazzato di brutto. Dove stai, te? Sto di fronte alla Lazio. Ah. Parte la Pietrara. Bravo, la Pietrara. sto prima della Pietrara a destra. Ah, ho capito, una delle quei tre ville che stanno lì sulla destra. Sì. Ah, ho capito. Mortacci loro, questa proprio non me va giù. Ma questa è una delinquente proprio. Quella deve andare. Ma deve dimettersi immediatamente. Sono un branco di assassini. Io cioè, queste non conoscono le leggi, non conoscono i diritti, non conoscono la giurisprudenza. Se ne strafottono di tutto. Noi l'abbiamo denunciati due volte già, Ma due querelle abbiamo fatto. Il povero Mussolini si starà rigirando una domanda. Sì, direi proprio di sì. Non solo Mussolini, anche Mazzini, anche qualcuno prima di loro. Anche Garibaldi, dopo Garibaldi. Ma voi che associazione siete? Avete denunciato come associazione? Come sì. Alba Mediterranea. No, e come Assoconsumatori. E come Assoconsumatori. Ok. Sei interessato? Sì. Io ho portato una copia. Sì, ma ce l'abbiamo una copia sola. Vabbè, è rimasta una copia no, sola. No, ma fagliela vedere, fagliela vedere. Sì, fatemi vedere, va. Così a no, ma guarda, se vai su internet trovi tutto. Albamediterranea.com c'è il video, c'è il testo della querela. Albamediterranea.com. Ok. Tu chi sei? No, io mi chiamo Max. No, io sono Marco? Max. Ah, Max. Sono cittadino normale, solo che c'ho un figlio e ho studiato sui vaccini da diciamo sia con Comilva, inizio. Due di quelle ville lì l'ho costruite io, Ma dai. Sì. Ah, sì. Quelle sopra, proprio a Pietrara. Quella lì che c'è sta cosa. Bello. Bello è un mio ex amico. Combinati di Ma forse la pasta brutta, non lo so quante querelle in corso mi hanno detto, non so se è vero o meno, ma sicuramente se la gente ha un briciolo di rabbia gliela fa pagare, perché è stato veramente... Io non so che ha combinato, però chiunque parlo ha combinato qualcosa a qualcuno. Ma per carità. Ma stai registrando? Stavo registrando, su. C'hai problemi, ti cancello? No, no, tanto non hai detto abbiamo parlato allora, di telefono. Siamo... No, vabbè, che mica niente di strano. È la verità, fra l'altro. Aspetta, che chiudo.